abitano le sorelle Materassi? Là, a quel cancello. Aderente qui, così, come un giglio, il giglio di Firenze, sono la donna fiore. Un momento. Perché? Tutti possono ammirare il mio corpo. Nella mia piscina di Settignano io faccio il bagno nuda. Avanti. Oh, ma signore, vogliate scusarci se avessimo previsto l'onore di una vostra visita. Mostratemi qualche ricamo religioso. So che siete insuperabili in questo genere. Monsignore, Carolina, prendi il tuo San Francesco. Ecco, domando scusa, monsignore. Vedo che mescolate il sacro al profano. Le cose sante alla vanità di questo mondo. Ma una pianeta uscita dalle vostre mani è caduta sotto gli occhi del Santo Padre. Sua Santità si è degnato di ammirarla ed ha perfino espresso il desiderio di... Botteglio! Botteglio! Il Papa! Camminove! Che cosa il Papa? Arriva il Santo Padre. Signore, il biglietto. 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 Ah, siete in prima, giovanotto. Viaggiate da Ancona in prima classe con un biglietto di terza. Avete capito? Non ho denari. Beh, e con questo? Pago io la differenza. Va bene. Grazie, signore. Avete appetito? Io. Sempre. Per tutti!
Le sue combinazioni. Ah, quella lì. E Roma è bella, Roma è. Ah, quante colonne. Piccole, grandi, in fila, diritte, a terra, rotte, di qua, di là, in aria, dappertutto. Oh, e il Papa? Il più bel giorno della mia vita. È il Colosseo. Tutto buchi, sembra mangiato dai topi. E abbiamo anche visto il luogo dove i leoni mangiavano i cristiani, davanti a 300.000 persone. E i palazzi. E le statue. Dicono che ce ne sono di quelle, eh. Oh, mi sono appena... Ancora lei, sempre lei. Andiamo. Non mi considerate come vostra sorella. Mi sono avvelenata. Su, alzati. Vi odio. Siete andata a Roma senza di me. Che abbiamo portato un ricordo. Tenetevelo. Benedetto. Tenetevelo. Qui conto meno della serva. Voi mi odiate perché ho conosciuto l'amore. Oh. Voi non sapete che cosa sono le braccia di un uomo. Ma... hai fatto i conti del mese? No, non pensate che al danaro, vecchia avare. Vi negate ogni piacere. Voi non vivete. Come sarebbe? Lasciala dire. Noi non viviamo. No, respirate ma non vivete. I balli, i teatri, le sensazioni d'arte, i viaggi, l'amore. Che ne sapete di queste cose, povere vecchie? Perché accumulate tanto denaro? Perché? Signorina Teresa! Signorina Carolina! Vieni, vieni. Aspetta, venite. Muoio! Muoio soffoco, soffoco! Dove sei, marito mio? L'ultima volta che t'ho visto eri alto così. Che giovanotto. Che bel pezzo di giovanotto. Remo. Remo. Ma è un uomo. Eh sì. Non mi aspettavate. Hai mangiato? Sì. E non hai più fame? Io? Sempre. Ah. Ma che cosa è successo? Sono scappato. Oh mio Dio, scappato da tuo zio di Ancona. Sì. Oh. Mi picchiava. Oh, che brutto. Beve sempre tanto. Vieni, vieni. Sì, sì. Mettiti a sedere. Oh no, sulla sedia. Sul divano. Racconta, su. Non mi dava da mangiare. Oh, in piena crescenza. Però è buona cena, ti pare? Sì. Mi aveva messa a bottega da un meccanico. Tutto il giorno con le mani nell'olio e nel cerume. Fa vedere le mani. Però sono pulite. Si capisce. È un ragazzo pulito, Sì, mi piace l'acqua fredda e il sapone. Ah, molto fredda, Sicché, sicché. Ieri sera ho deciso di scappare. E stamattina presto... avevo qualche lira, appena appena, per un biglietto di terza classe. Oh, terza classe. Dove poteva andare?
Non ho che voi al mondo. Ecco. Te l'ho sempre detto che toccava a noi prenderlo dopo la morte della povera Augusta. Sarà un peso per voi. Come sarebbe a dire? Zitto. Piuttosto tuo zio non verrà a riprenderti. Che ci si provi? Lui? Oh, non c'è pericolo. Vieni a vedere la tua camera. No. Ma ti pare? Vieni, vieni. No, no, lascia che porti io la tua valigia. Carolina, andiamo. Chiuso, qua dentro. Nessuno c'è più entrato dopo la morte dei tuoi poveri nonni. Non li ho conosciuti. Eh no, purtroppo. Chissà come sarebbero felici anche loro nel vederti così grande, così, così. Ecco il tuo letto. Sì, stalla. Non voglio più vedere uomini in casa mia. Casa mia? Qui non hai niente da pretendere. Da che un uomo ha calpestato il mio cuore e ha mangiato il mio denaro, non voglio più vederne nemmeno uno. Non voglio contrariare la zia Gisetta. Mi guadagnerò da vivere. Ho coraggio e molta forza. Oh no, Remo! Se uno deve andarsene, non sarà certamente Remo. Mi avvelenerò. Ecco, così va bene. Una volta di più. Lascia pure entrare in questa casa, lascia pure! Ah, oh, poi! Dimmi un po'. Non hai che questo vestito? Sì, ma può ancora andare. Oh, no, no, oggi stesso andremo dal sarto. Di Santa Maria? Sì, perché? Oh, niente, grazie zia Teresa. E chi è che sarebbe felice di avere una bella bicicletta? Oh. Sai andare in bicicletta? Io? Ma anche in motocicletta. Bene, domani avrai una bicicletta, un ottimo modello. Con il cambio manubrio da corsa? Sì, sì. Oh, siete troppo buoni. E non vi ho nemmeno dato un bacio. Ed ora te, zia Teresa. Ancora un po', signor parroco. Volentieri. È alto 1,82 m ed è ancora un bambino. Bisogna dirgli tutto. Oh, è di un'innocenza. Beati i puri. Figuratevi che quando bacia offre ancora le labbra come un fanciullo. Che caro. Ma dov'è? In bicicletta. È lui che fa le nostre commissioni, le consegne. Ah, è un angelo. Da circa 6 mesi è con noi, è mai un rimprovero. E certamente mai un peccato. Ehi! Non ti prender tutto. Lasciami almeno di che far colazione. Perché mi prendi? Conosco i miei polli. Tu con le donne, con quella faccia. È un gran bel giovanotto, si diceva stamane vedendolo passare in bicicletta. Non è vero, Beatrice? Sì, mamma. E poiché Beatrice un giorno o l'altro dovrà prendere marito, desidero che abbia un bel corredo. Disgraziatamente, siamo così cariche di lavoro. Come? Oh, mi dispiace proprio. Si capisce, noi non siamo abbastanza distinte. Ma signora... Ma sì, chi vi credete di essere da quando siete state dal Papa? E da quando viziate quel vostro nipote che si fa chiamare il signorino? Somiglia tutto a vostro padre, vostro nipote. Vostro padre che si è venduto tutto e si è mangiato perfino la camicia. Bella famiglia. Vieni, Beatrice. Da molto tempo non dobbiamo più un soldo a nessuno. Aspettate, aspettate. E lavoriamo per chi ci pare e piace. Sì, per le poco di buono. Cammina, oca. E per le vecchie ridicole. Mi piacciono tanto le tue mani. Mi ricordano quelle di un giovane di Mantegna. È un paese? No, è un pittore. Ah. Questo pacco da parte delle zie. Ah, le mie combinazioni, Giglio. Le hai viste? Sì, signora. Principessa. Ma non è addosso a me. Vuoi vedere? Grazie, principessa. Ma se non ne puoi più dalla voglia. La donna fiore
Poter cogliere una donna a fiori. Alla mia. È un'occasione. È un affare. Non troppo vecchia? No. È ancora bella. Se la vedessi, che linea. Me la farai vedere la prossima volta. Eccola. Vi piace? Entrate, venite. Quanto costa? 7.000. È troppo per noi. Ci si può accomodare, versando un acconto. Quanto? 3.000, 4.000. Per il resto, conosco persone che possono aiutarvi. Sì. O chi fa per voi. Entrate, venite, venite. Cosa ci credi? Milionarie? Lo so. Una motocicletta. Ti romperai il collo con quella macchina infernale. E non ne parliamo più. Buonanotte. È la prima volta che se ne va a letto senza darci un bacio. 4.000 lire. In fondo, mio Dio, non abbiamo che lui. È il nostro unico erede. Ah, cominci a cedere. Domattina, quando verrà ad abbracciarci, gli diremo che siamo disposte. Oh, sempre con l'acqua ghiaccia. Finirai col prenderti una polmonite. Ma che polmonite e polmonite? Perché poi ti sei alzato così presto, stamattina? Strofinami, dai. Dai, più forte. Più forte, mio, beh. Domani non ci sarò più. Che hai detto? Strofina, dai, dai. Non ti trovi più bene qui? Sì, sì, ma qui perdo il mio tempo. Devo cercarmi un'occupazione, altro che storie. Devo lavorare. Sei troppo bello per lavorare. Ho bisogno di soldi. Quanto? Hai la pelle che sembra voglio. Quanto? Ho una piccolezza. 4.000 lire. Sì, ma non voglio più essere a carico di nessuno. Me li voglio guadagnare. Aspetta, ho qualche risparmio. Tu, Niobe, nemmeno per sogno. Non spendo mai nulla per me. Grazie, Niobe, ma non posso accettare. Perché? È l'onore. Oh, dici sempre le parole grosse. Ecco. No. Remo! Ah, scappa, non dir niente a nessuno. È un segreto. Remo! 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 Dov'è? Ma, non so. Già lontano, in bicicletta, con Otello. Sempre con Otello. Che compagnia. Ma di dove uscite? Dalla finestra. Ah, è un intrepido. Non pensa che divertirsi, altro che a studiare. I grandi uomini non hanno mai fatto studi regolari. Solo i mediocri escono dalle università. Remo all'occhio dell'uomo pratico. Remo ci farà restare tutti a bocca aperta un giorno. Ne sono sicura. Oh fiore, dimmi, oh fiore, fior di patata. C'è tanta poesia per te, vita mia. Sospira. Cammina, signora. Chi è quel bel ragazzo? Quale, signora? Il più bello. Voglio fargli un bel ritratto in marmo. Ma signora, sono tutti belli. Quale? Quello che beve. La vita è bella, eh? Lo credo bene. È facile. Hai visto come tutto si è accomodato? Grazie a te. 4.000 lire. Se non te le avessi date io, sarebbe stato un altro. Sì, chi? Ma dietro ad un balcone. Lei? Una Madonna bruna. Non avete fame? Eh?
Ma dove può essere? Fuori alle 10 di sera. Alle 11, cara. Le 11. Dammi l'insalata. Ah, incominciate a capire che cosa sia aspettare qualcuno. E lui? Lui? Ma non ha mica la motocicletta. Buonasera. Di dove vieni? Da Firenze. Così tardi. E non hai pensato che eravamo in pena? Abbiamo aspettato fino alle 9:30 per mangiare. Oh, avete fatto male. E tu l'hai comprata? Scusa? Avrei fame. Grazie, ho pranzato. Dove? Dove? Insomma, si può sapere cosa volete da me. La motocicletta. La motocicletta mi era necessaria, ve l'ho detto. Devo farmi una via, crearmi un avvenire. Non posso mica continuare a vivere alle vostre spalle. Spero di ottenere la rappresentanza di questa fabbrica per la piazza di Firenze. Ecco tutto. Visto che mi avete rifiutato il vostro aiuto, è affare che non vi riguarda. Sì, signore, ci riguarda moltissimo. Tu fai parte della nostra famiglia e abbiamo il diritto e il dovere di sapere certe cose sul tuo conto. Che? L'hai presa a credito? Io a credito. E allora con quale denaro? Il denaro lo si può accettare da chiunque. A titolo di prestito, si capisce. No! E per... Come farai a restituire? A far mio. E forse la russa di Setignano. Mio, beh, la trovi una cosa tanto da ridere? Che vergogna! Voi lo sono. Siate buona, lasciatemi andare. Senti, se proprio questa motocicletta ti è necessaria per aprirti una strada, abbiamo deciso di pagartela, vero? Sì. Troppo tardi. Buonanotte. È lei. È lei. È evidente. Ma no, non è lei. Che ne sai tu? Però questa bolscevica l'avrà da fare con me. Fiore, oh fiorellino, fior di... È lei? A noi due. Laurina, lasciaci, ti prego. Ti chiamerò dopo. Vengo a sculacciarvi. Anche questa volta mi avete mancato di parola. Aspettavo le camicie per giovedì e non è arrivato niente. Che faremo? Ecco. Del denaro? Perché? Lo sapete benissimo. Io? Non fate la commedia. Ah, vi avevo dato di più. No, la motocicletta. Quale motocicletta? Quella di Remo. Riprendete il vostro denaro. Non capisco. Davvero? Riprendetevi anche questo e andate a farvi fare le mutandine altrove. Donna fiore, velenoso. Vi assicuro. Volevate attirarlo, ma non ci riuscirete. Non vuole più vedere. È nostro, è nostro. Ma calmatevi. Via, via. Laurina. Ma non aver paura. Perché non sei venuta domenica? Non mi ricordo. Verrai domenica prossima. Che bella bocca che hai. Oh, finalmente ce la siamo levata dai piedi. Non è la russa che ha comprato la motocicletta a vostro nipote. È un'altra donna. Già, sempre donne ricche. Leggete. Hai frugato nelle sue tasche mentre dormiva, eh? Per sapere la verità dagli uomini è il solo mezzo. Oh, mio Dio. Oh, fiore, fiorellino, fior di granello, dimmi quando mai le zucche hanno... Una bella macchina. Che? Che? Dico che è una bella macchina. Sì, me l'hanno regalata le zie. Sono state buone con me. Devo essere gentile. Le conduco fuori. Quando avrai finito, portala davanti al cancello. Bene. Pronto, tesori? No, non riesco a pettinarmi. Ho capito, bisogna...
bisogno che me ne occupi io. Vuoi che ti pettini come una santa o come una cortigia? Oh, Remo! Falsa trascuratezza. Ma Remo... Molto morbidi. E imperecondo. Oh, Remo! Basta con questi capelli tirati tipo istitutrice. Con me si va tra la perduta gente. Allora, così... Così... Ecco. Guarda, Teresa, non mi riconosco più. Non mi riesce. Non ci arrivo. Ci penso io. Ecco, zitta. Olga. Ma che c'è? Niente, niente. Si parte, si parte. Ah, stasera farete colpo. Bellone! Allora andiamo. Signoremo il vostro tavolo. Che Millo, trattaci bene. Fermato, con un cliente come voi, signoremo. O quelli, di dove sono scappati? Che bel giovane. Sì? Scegliete. Oh, my God! Vi invita Dio. Allora scegli tu per noi. Delle ostriche. Delle dottine? No, no, per noi due basta una dozzina d'ostriche. Ah, oh, certo. Vi piacciono le ostriche? No, non so, neppure io. Tre dottine. E un fagiano speciale. E per dopo? Oh, no, no, basta, basta, basta. Dopo vedremo. Benissimo. E per il vino? Il solito. Bene. Sicché, niente, vi piace. Oh. Scusatemi, voglio dire due parole degli amici. Per un affare. Ah, certamente. Torni a presto. Un istante. Buono con noi, conosce tutti, anche il cameriere. Con tante relazioni così certamente farà strada negli affari. E rapidamente. Oh. E dire che noi temevamo che potesse andare a finire male. Noi, tu, io, erano gioventù. Oramai è un uomo di mondo, elegante, ha dei modi. E quanto di meglio. Ah, deve guadagnare bene, ha tanto denaro, parlano di noi. Dove hai trovato quei due pappagalli? Sono le zie. Ah, quelle due vecchie molto ricche? Ricche, non esageriamo. Sì, hanno un laboratorio che va a gonfie vene, una clientela formidabile, e poi poderi, case. Sono il loro unico erede. Avrei bisogno di 20.000 lire. Ancora? Per la fine del mese. Me ne devi già una buona dose. E che rischi? Ho bisogno di rendermi conto, vedere il podere, il laboratorio, la mia garanzia, la tua eredità. Facilissimo, una di queste sere venite a cena da me. Molto bravo! Bravo. Bravo. Quando? Sì. Domani sera. Accettato, molto. Gallini si impazziscono. Bisogna che vada. Arrivederci, Remo, domani sera. Potevate cominciare, tesori. Come si mangia? Dai, segnaci tu. Ho combinato un affare formidabile. Sì, il conto! 100.000 lire! 200! 1.000.000! Volete parlare con me? No, no, ho le gambe tipo Paolo Giacomo, Giacomo. No, 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 vi ho invitato io, no, no, vi ho invitato io, no. Bisogna fare sempre le tue mille volte. In questa casa è sempre carnevale. Pazienza, si avvicina la quaresima. Buongiorno, Sara. Buongiorno, cara, buongiorno. Laurina, non lavori? Non ho più niente da fare, signorina, vi aspettavo. Vieni con me. Mm.
Siamo tornate tardi stanotte da Firenze. Grazie. Con Remo. Le ostriche. Il fagiano. Gli asparagi con la salsa tarpa. E quei tartufi. I tartufi li ho ancora sullo stomaco. Oh, io no. Io ricomincerei questa sera, tutte le sere. 90 chilometri all'ora. Ah, gli alberi che fuggivano sotto la luna. E un profumo nella nanga. Oh. Ah, sì, sì. Non ti senti bene? Ma che hai? Sei felice? Avrò un bambino. Un bambino? Tu? Male! Malissimo! Anche noi siamo delle ragazze, abbiamo avuto 20 anni e mai nessuno ha avuto nulla a che dire sul nostro conto. Nessuno. E mai siamo rimaste incinte. Caspita! Un bambino... Di chi? Del lattaio. Del postino. Rispondi. Di chi? Del signorino Remo. E osa dirlo, sfrontata! Ma che... Che peccato che Remo sia a Firenze per i suoi affari! Vieni uova! Vieni uova! Vengola! Se non retterete a pancia vuota! No! Bella! Mettila, perché te la tiro sulla faccia! Così! Alla finita! Alla finita! Avanti! Con questo chiasso finiremo con lo svegliare le tue zie. Ma che... Hanno fatto sulla porta, ragazzi, urlate! I suoi amici, tutti i ragazzi di buona famiglia. Quelli della buca, tutta gente altolocata, ti pare. Che lo introducono nella vita brillante, nei suoi affari. Che onore per noi averli a casa. Sono le due del mattino. È proibito dalle leggi. Ma non potrebbe star zitta quella là. Ci fa andare via, vedrai. Degli uomini! Un branco d'uomini in casa mia! E io devo sopportare queste sconcette! Gridano più di prima! Remo gli avrà detto che Giselle è pazza! Vado a chiamare la squadra! Oh, basta! Vieni! Che mi inducesse sul lastrico per lo sforzo lucano! Questa piccola cosa vuota e molle è destinata a riempirsi di un solido tesoro. Signori, un po' di immaginazione. Una fanciulla pura e bellissima porterà questo oggetto la sera delle nozze. I nostri omaggi vadano a ciò che andrà a perire. La 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 la. Intendini della futura contessa del piatto. Le mutande della marchesa Stroppa Guglioni. Se ne vanno così presto. Oh, che peccato. Arrivederci, Remo. Grazie. Ciao, arrivederci. Buona impressione? Eccellente.
Allora le 20.000 lire. Tutto quello che vorrai. Per la fine del mese. Siamo al 24. Fatti vedere il 30, alle 5. Dove? Al bar. Grazie. Ti pare, tra amici. Ciao. Ciao. Come? Vi siete alzate? Oh, vi abbiamo disturbato. Scusatemi. Che bella serata. Sai, ti abbiamo aspettato per dirti... Che c'è? La Laurina. Ebbene? Oh, quella spudorata, ma non sai cosa ha avuto il coraggio di dirci. Sì. Come? Ma non è possibile. Sì. È vero. Sì. Oh, ma allora, cosa intendi di fare? Quello che ogni uomo d'onore farebbe al mio posto. Sposato? Sì. Tu? Lei. Non ci sono soltanto delle vecchie a questo mondo. Con tutto ciò, le vecchie, già... Che intendete dire? Che anche le vecchie servono a qualche cosa, no? Oh, se credete questo divertente. C'è anche la vita semplice per bene. Sono decisa a cambiare vita. Ne ho abbastanza di tante complicazioni e di tante bugie. Lavorerò con le mie braccia e saremo felici. Modestamente. Finalmente. Buonanotte. È finito il carnevale. Comincia. Ma ne sono la coppa quella là. Non la sposerà, no! Mio Dio, che affare. Latte! Oh. Di quanti mesi? Di due. Non c'è donna che gli resista. Oh, lui non c'entra. Oh, è lei che gli ha teso la rete, un matrimonio disperato per lei, la svergognata. Ah, ma altola? Ah, bisogna impedire ad ogni costo a Remo di commettere una bestialità di cui si pentirebbe per tutta la vita. L'onore, gran bella cosa. Oh, l'onore, ma Remo non sarà la preda di una sgualdrina che non ha neppure una camicia. E se Remo volesse sposarla? Noi abbiamo il dovere di impedirglielo. Ma per il suo bene. Ma se i parenti sanno che la ragazza... scivolato? Non ha parlato, ha troppa paura. Del resto, sono poveri diavoli che ringraziano Dio quando trovano di che mangiare. E Laurina avrà un corredo, una dote e un marito. Noi le faremo il corredo e oggi parlerò col notaio per la dote. Remo ci costa caro. Beh, ipotecheremo un po' di più la nostra roba. Ecco tu. E tu le troverai un marito. Io? Sì. E dove? Buongiorno, gattine. Dormito bene? Dio, beh! Lasciami stare! E la mia acqua calda? Oh, oggi non so dove ho la testa. Parto. Parti? Sì, per qualche giorno. Ah. E dove vai? A vendemmiare. Io vado a vendemmiare. Giorgia, il denaro? No. Vermouth gin, ma... No. Ne ho assoluto bisogno. Non mi piacciono i venditori di fumo. Che? Se domani, prima delle 6, non mi hai restituito quanto mi devi, io ti denuncio. Ho tutte le ricevute. Ma come? Hai voluto fare il furbo, eh? La roba delle tue zie è ipotecata fino all'osso. Ma... non ne sapevo niente. Te lo giuro. Me ne infischio. Te la sbrigherai con la giustizia. La giustizia? E tu? Che mi hai prestato il denaro al 30%? Dovevi rifiutare. Strozzino. Che? Ti do 24 ore. 24 ore. Che fare? Trova chi sborsi e che si faccia garante. Ma sul serio e con tanto di scadenza. Cameriere? Lascia stare. Alle 6. Domani, se no... È finito lo spreco. Quanto? 30 lire. E allora? Regata. No. E dove si va? Lo so io. Avanti. Ah, un resuscitato. Non ci sono. Ah, signor Remo, è un pezzo che...
che non venite a posare. La signora è in casa? Ah, no, è in Svezia, fino a Natale. Volete il suo indirizzo? No, buongiorno. Buongiorno. A casa. Beh, e allora? E allora poi sono andata a vendemmiare. Ho fatto una magnifica vendemmia. Oh, è di quella buona e succosa. È uva di collina. Ah. Grazie. Ci hai mentito. Ci hai ingannato. Bisogna finire con questa storia di debiti che dura da troppo tempo. Di chi la colpa? Bisogna pagare. Non abbiamo più un soldo. La casa è coperta di ipoteche. Bisogna pagare. Con che? Con cambiare. Da 40 anni che siamo nella biancheria, non ho mai firmato una cambiale. So cos'è. Ho conosciuto la miseria in casa da bambina. Ho visto gli occhi di mia madre rossi di pianto. Davanti a lei tutte le porte erano chiuse. Ho visto gli usceri in casa che hanno portato via tutto, venduto tutto. A forza di lavoro, tua zia ed io abbiamo tutto ricomprato, tutto pagato. Non firmerò cambiale. Eppure è solo mezzo. Dopo comincerò una vita degna. E noi? Ma su, andiamo. Mai! Mai! Qui, qui. Nascondi, nascondi! Voi pagherete! No, non siamo obbligate. Metteremo una diffida sul giornale per l'avvenire. Non ci ridurrai all'elemosina. Oh, no, 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 caro, 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 no, no! Vattene, vattene! Bisogna firmare. Su, su. Bisogna pagare. Non c'è fretta. Come? Le tue 4.000 lire mi bruciano le dita. Me le renderai quando potrai. Non è colpa mia. Si conducono come due bambini. Con tutti i loro capricci mi impediscono di fare i miei affari. D'ora in avanti voglio lavorare. Lavorare? Non sei mai serio. Non mi credi? No. Ma dove sono? Non ti muovere. Ma sei senza pietà. No, voglio liberarle, poverine. Non hai la chiave. E allora intendi lasciarle là dentro per un pezzo? Dipende da loro. Dio po', tu sei al corrente della mia storia con Laurina? Sicuro, ma ci sono delle novità. Laurina è fidanzata da 5 giorni. Con chi? Col vero padre del bambino. Ma allora io non sarei... Tu! Ma neanche per idea. Questo semplifica molto la mia posizione. Ed io che ero pronta a riparare. Ma non era una ragazza per te. Ci siamo. Eh? No, non venire poi dalla loro soggezione. Eccomi, eccomi. Thank you.
Benissimo. Sono alle 4:30, corro a Firenze. Alle 5 sarò di ritorno a prendervi. Alle 5 precise, eh? Gattine, non vi fate aspettare poi, eh? Hai inteso. Osa pure invitarle dopo quello che ha fatto. Cinico! Ma è tanto caro. Che? È tua, è di loro la colpa. Siete state voi ad incoraggiarlo con la vostra debolezza. Tu gli hai dato del denaro. Io? Sì, anche tu, non mentire. 4.000 lire. È affare mio. Sarai chiamata in tribunale. Le mie sorelle sporgeranno denuncia e io la provo questa volta. La misura è colma. E gli uomini! L'avevo detto io! In tribunale. Sicuro, come complice. È arrivata l'ora di rendere i conti. Il bel signorino. Estorsione di denaro con violenza e sequestro di persona. Avrà 10 anni di lavori forzati. 10 anni? No, no. Almeno è finita con l'automobile, i ritrovi eleganti, i bei vestiti. La casacca del forzato. Ecco chi lo aspetta. Chi aspetta? Te. Te. No, no, io ti nasconderò, dai, non ti troveranno. Salite in camera vostra, signora. No. All'istante, se no... Provati. No. Non voglio farvi piacere. Da miserabile. Gattine, siete pronte? Mostro, credi che abbiano voglia di divertirsi, di uscire con te? No, si sono chiuse in camera. Sei tu che le fai piangere. Ti odiano. Prima da Narciso alle cascine per l'aperitivo. E ci sarà la musica? Certo. E poi? Pranzo a Fiesole. Oh, come l'altra sera. Sì, ma molto meglio. E poi? Che cosa? Ci sarà ancora una sorpresa. Ci diremo una serata alle follie. Ho preso il pacco. Alle follie, vecchie pazze. Addio, mio, addio, mio, addio. Amici loro, di quelle pazze? Ho preso come pazze. Finiranno male. Non io, beh. No, bella! Ci stai bene anche tu nella collezione. Lana che non sei altro. E quella lassù. Brigante! È abbastanza caldo? Brucia. Vuoi del burro, di Giselle? Sì. Adagio col burro. A stasera. Non fare tardi, eh? Non dubitare. Domani è domenica. Bene, così Remo non andrà a Firenze. Resta volentieri con noi da qualche tempo. Ancora a tavola, eh? Con quello che abbiamo da fare da un anno a questa parte. Per fortuna che Remo si è impiegato bene. Arrivederci. Arrivederci. Allora conto su di voi. Inteso, signora. Carrozzata portantina, interno capitone con bottoni d'oro. Pneumatici ballon super sport. E lanterne da gondola alla veneziana, i vetri colorati. Un insieme unico. Sì che? Venduta. Bravo. A quella vecchia originale? In 4 e 48. Ho notato che avete un particolare successo con le signore d'età. E anche con le giovani, ben inteso. Ancora lei. Permettete di ritirarmi? Niente affatto. Cerca proprio di voi. Sapete chi è? Non mi interessa. Quella ragazza mi irrita. È un'argentina ricchissima che i suoi genitori... Hanno educato molto male. Se riuscirete a venderle la grossa macchina, ci sono 10 biglietti da 1.000 per voi. Signorina. Buongiorno. Siete libero? Certamente, signorina. È di miglior umore di ieri. È così, quando siamo impiegati bisogna essere gentili, specialmente con le donne. Grazie dei vostri consigli, signorina. Lasciate l'ironia. Infine, siete venuta per comprare un'automobile o per farmi della morale? Oh, vi prego, misurate le distanze. Quanto costa? 150.000. La compro. Contanti? Certamente. Un momento. Voglio le iniziali sullo sportello. P. Mi chiamo Peggy.
Lo direte al decoratore. Dove bisogna consegnarvi la macchina? Subito. Bene, vado a chiamarvi l'autista della casa. No, condurrete voi. No, signorina. E allora non compro la macchina. Ma questo è un ricatto. Non sono un vostro dipendente. Personale senza stile. Un malinteso, signorina. Che c'è? Mi rifiuto di piegarmi ai capricci della signorina. Via, Remo. Grazioso nome. Per un autista? Addio, signore. Signorina. Inutile. Più forte. Ancora più forte. Fermati. No. Ma voi siete pazza. Per poco ci saremmo rotti il collo tutti e due. Paura? Ho bene il diritto di provare i freni della mia macchina, no? Una sigaretta? Grazie. Non scendete? È ora di tornare indietro. Se lo vorrò. Ormai avete provato abbastanza la macchina. No. Non ho chiesto il vostro parere. Salite. Piccolo impiegato puntuale. Che non deroga dalle proprie abitudini. No, voi mi annoiate, ecco tutto. Torniamo indietro. Avete fame, forse? Non dite sciocchezze, è già tardi. Ehi, non date fuoco alla benzina con la vostra sigaretta. No, volevo rendermi conto. Il serbatoio è pieno a metà. Ora tocca a me. No. Ho la mia patente. Non dite sciocchezze. Voltate. Voltate. Non ci mancava che questo. Ma voi siete pazza. Già senza benzina? Ma che... E allora? Bel divertimento adesso. Ci sarà pure un albergo in quel paese. Vado ad informarmi. Che? Dormire qui? Neanche per idea. Si fa tardi e mi aspettano a casa. Vedete che avete fatto con la vostra stupida ostinazione. Ho avuto torto a cedere. Mi dispiace. Vi piaci? Due letti. Volevate dormire insieme? No. E allora? Via. Andate via. Una buona lezione ve la meritereste. Avete bevuto? Io non ho pazienza, vi avverto. Se volevate passare la notte con me, dovevate dirlo. Uscite! Invece di mettere zucchero nella benzina. Io? Sicuro, ho smontato il carburatore. Non permetterò mai a una donna di bullarsi di me col pretesto che ha del denaro. Buonanotte. Domani vi farò licenziare.
Su quale strada? Non lo so. Un incidente, certamente. Pronto? 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 Questura centrale? Scusate. Sì, la macchina è assicurata. Grazie. Stasera, non troppo tardi. È incorreggibile. Comincia, Ma perché ci amareggi? Sempre. È il figlio del postino. E voi, signore? Arrivederci, signore. Sono fidanzato, come in un racconto delle fate. Ci sposeremo il più presto possibile. Verrò subito a presentarvi la mia fidanzata. Sono sicuro che vi piacerà. Si chiama Peggy. Ricevete saluti da Peggy e un bacio da me, Remo, come nei racconti delle fate. Come nei racconti delle streghe. Ce l'aveva nascosto. La felicità non poteva durare. Deve aver trovato qualche vecchia scarpa con dei soldi, ora che ha finito quelli delle zie. Può darsi che non sia vecchia. Sì, è brutta. È guercia. E gobba, forse. E nonna. E perché? In ogni caso, non è un matrimonio d'amore. La prende per interesse. L'amore. L'amore se l'è mangiato il cane. Lui non l'ama. Peggy. Che nome ridicolo. Se si aspetta un ricevimento da noi, sta fresca, alla porta. Un telegramma come quello deve costar caro. Un telegramma? Certo, il postino lo ha letto. E allora lo sa tutto il paese. La vedremo la centenaria. Proprio bella, è vero, è come giovane. Ma
la piccola casa. Dove sono le zie? Eccone una. Oh. Ed eccone un'altra. Sigaretta? Sigaretta? Mia cara, date un bacio a Peggy. Sono mute? No, intimidite. Tutto questo è accaduto così all'improvviso. Peggy, le mie zie sono quanto di più caro al mondo. Dopo di voi. Dimmi tu. Niobe? Peggy, ti presento Niobe, la serva magnanima. Ah, lo dicevo che non era vecchia. Abbracciami, Niobe. Niobe, offrici da bere qualcosa, su. La signorina a quest'ora certamente è abituata a prendere il tè. Io? No, no, del vino. Una bottiglia. Bianco? Secco. Sembrano due talpe. Sono delle vecchie signorine. Zitelle? No. Oh. E là che c'è? Un po' grandi ma carine. Compro tutto io. È impossibile, sono delle commissioni. Pagherò di più, saranno mie. No, sempre il danaro. Non capite che questo mi dispiace. Bugiardo. Una bottiglia di vino, un'alcolizzata. Una ragazza che fuma. Ha una bocca volgare. Ha bei denti. Denti di lupa. 45 anni in due. Che bella coppia. Vampiro. Non avrà mica il coraggio di mettersi i fiori d'arancio, spero. Noi sì, potremmo portare i fiori d'arancio e a testa alta. Oh, alla vostra età avete diritto perfino alle arance. E a quando le nozze? Le carte devono arrivare dall'Argentina e la strada è lunga. Di qui ad allora è con Remo. Non la sapevo. Regalo di nozze. Ah, questo poi no. Ne vuoi di più? Ma tu mi offendi. Non siamo sposati. Regolarmente. E allora è legale. Non solo, ma è anche raccomandato. Nelle migliori famiglie. Vuoi dei nomi? Nella nobiltà? Che porcheria il denaro. Sì.
Dammi un bacio. No, avrei tutta l'aria di... Di che? Innocente. Alle 6 tu. Sono alle 6:05, fai presto. Avanti. Sono venuto a salutarvi, mia cara. Parti, parti, davvero. Ma alle 6? Certo, purtroppo. Ci rivedremo presto. Torneremo presto a Firenze. Oh. Sì, sì, ve l'assicuro. A Peggy piace tanto Firenze. Non avrei mai creduto che sarebbe arrivato questo momento. È la vita. Sicuro, già. Ci scuserai se non possiamo discendere, ma... Prima di partire, però, vorrei... Siete state così buone, così generose... Vorremmo, che dici? Avete speso tanto denaro che vorrei almeno rimborsarvi. Col denaro di quella là? Zia Teresa... Scusa. Se tu non ci dovessi più nulla, ci dimenticheresti troppo presto. Ti batti. Come potete pensare questo? Va, va. Ma c'è ancora tempo, sei. Non facciamo gli addii tanto lunghi. Ci scriverai, eh? Vi scriverò spesso, zia. Mie care zie. Non ti rivedrò più. Ma perché? Perché oramai siamo vecchie. Lo sai. Su, su, via. Mamma, sì, sì, presto, presto. È la nostra punizione. Avremmo dovuto lasciargli sposare la Laurina. È vero. Nio. Non piangere, Nio. È colpa della cipolla. Ecco quanto ti devo. Grazie con tutto il cuore. Conta? Questo mi fa male. Che tu non abbia più bisogno di me. Che ti avevo regalato. Vuoi che mi ritengo? Sì, mi farebbe tanto piacere. Ma tu sei pazza, questa è roba tua. Arrivederci. Fai attenzione alla papà. Chi si occuperà di te? Ah, oh, Remo, Remo. Anch'io soffro tanto, sai. Addio, mio. No, no, resta, non ti muovere. Addio, mio. Importante. 12 camicie, 12 mutande. Che freddo. È scalda.